ci dicono, cioè, che siamo di fronte quasi a una strage, cioè, un passaggio, che una delle nostre città, si spiazzi con il suo imbranto. Che cosa accade? Noi abbiamo ratificato la convenzione per l'Istria, il governo ha fatto questo decreto. Il decreto ha degli elementi che, per quanto ci riguarda, insomma, non ci trovano, perché vi è una risposta solo unicamente penale. Per omicidio ci sono già le pene, possiamo mettere le aggravanti, ma il problema è che poi non ci sono invece le assistenze, il sostegno ai centri antiviolenza che stanno vivendo, non ci sono risorse, non ci sono il sostegno per aiutare le donne magari a trovarsi in un'altra casa, a poter portare a andare via con un bambino, non ci sono le risorse per affrontare quello che è una questione anche culturale, e quindi l'educazione delle scuole, l'educazione sentimentale, diciamo noi anche, per insegnare ai bambini a rapportarsi con l'altro sesso, perché è una questione di rapporto, anche per sesso, quindi non è una cosa generica, chissà da dove viene o ne viene via. Ci sono, diciamo, dei motivi che devono essere affrontati. Per questo pensiamo e stiamo lavorando in Parlamento per migliorare il decreto, soprattutto per trovare anche risorse per dare proprio sostegno, meno impedire che le tragedie accadano. Ma com'è possibile? Faccio due esempi. Succede una violenza sessuale, viene liberato. Per chi l'ha commesso, il quale vive nella stessa casa, piano inferiore alla vittima. Allora, e questo qui non parliamo più di organizzazione, qui parliamo proprio che non ci si preoccupa. Il secondo, com'è possibile che una donna che subisca comunque aggressioni, e per aggressione non intendiamo solo aggressione fisica, dove molte volte ci soffermiamo, ma anche psicologiche, non c'è la possibilità se non quella che la persona praticamente scompaia, pur di poter continuare, tra virgolette, a vivere. Non c'è possibilità proprio di intervento alcuno? Servono delle strutture che sono quelle dell'aiuto delle donne, dei centri specializzati. C'è un altro problema però. Le forze dell'ordine, così come per me è capitato, diciamo, con questo vicino, non sono, non hanno la cultura, non hanno la formazione, non sanno riconoscere. Sottovalutano sempre, diciamo, lo stalking, sottovalutano anche quello che accade dentro le case, e spesso consigliano addirittura le morti di fare la donna. Quindi, diciamo, questo è l'altro problema che abbiamo. Non è una questione di uomini e donne, ma di cose. Spesso uscito comportamento. È proprio un fatto che anche lì bisognerebbe investire nella formazione, nella preparazione, nel creare le linee specializzate, per esempio. Perché questo è l'unico modo che ci permette di fare un intervento anche preventivo. Però quando poi una donna non ha le risorse per potersi andare di casa, deve trovare un altro posto, c'è bisogno di un aiuto più vero, i comuni non riescono più a dare, i comuni non hanno le risorse. E quindi ci vuole investire il decreto, oltre a aumentare le pene, oltre a questa cosa che è oltre tante, che è onestamente. Bisogna mettere, diciamo, le risorse per sostenere, diciamo, tutte le politiche che possono aiutare la salute. Io la ringrazio, vi ringrazio. Ed è giusto che questo tema lo incontriamo davvero in modo completo e corretto. Prima cosa è un fattore culturale, come si diceva, è un fattore che nasce dalla scuola, è un fattore che nasce dalle famiglie d'origine. Voglio ricordarlo, questo è un paese che fino al 1978 aveva nel suo codice penale una particolare riduzione delle pene per il delitto d'onore. Quindi vuol dire che chi uccideva la propria figlia, la propria moglie, la propria amante, la propria fidanzata, aveva una pena massima di 3 anni. E quindi di fatto era a piede libero quasi subito, quasi una licenza di uccidere. Non si cambia la sera alla mattina, e comunque è indispensabile che si inizi dalla scuola a ragionare in termini di persona. Non è soltanto una questione di forza fisica, è una questione di mentalità, modelli culturali. Ha molto valore la pubblicità, ha molto valore il condizionamento televisivo, ha molto valore persino, come dire, la dinamica della, proprio comica, no? Di come si fa comicità. E quindi il tema è davvero
preminente e rilevante. Poi c'è tutta la questione relativa, se ne parla troppo poco, alcuni ambiti territoriali sono riusciti a farlo, fanno anche bene, per esempio la Toscana, Firenze, dove hanno creato dei centri di ascolto per uomini violenti, per uomini che si rendono conto di avere questo difetto, questo limite, di non avere capacità di tolleranza e di diventare perciò pericolosi nei confronti delle donne che in qualche caso dichiarano di amare. Anche questo a me pare una cosa molto rilevante, nel senso che partiamo anche dalla prevenzione, cominciamo a dire che insieme con i centri antiviolenza, che peraltro sono senza finanziamenti, perché non basta fare nuove leggi, bisogna provvedere a fare in modo che vi siano i fondi disponibili, altrimenti sono leggi scritte sulla carta ma non operative. Ora, la nuova norma che deve ancora completare, l'ultima lettura, perché è passata alla Camera, io sono al Senato, prevede anche, prescrive anche l'inserimento di cancelletti elettronici. Benissimo, intendo, costano circa 200.000 euro l'uno, ci rendiamo conto che il rischio è che abbiamo una norma inattuabile, nel senso che poi con tutte le più buone volontà si finisce magari nella questura di Caltanissetta piuttosto che in quella di Palermo o di Cagliari, piuttosto che in quella di Napoli, piuttosto che in quella della Puglia, insomma, dove le situazioni sono più degradate, dove c'è meno risorse, eccetera, eccetera, di non avere neanche le disponibilità necessarie per fare in modo che, per esempio, lo stalker possa intanto essere vigilato, cioè si sappia dove sta andando, in maniera da evitare che sia la donna costretta a vivere sotto violenza, che è una cosa drammatica, pesantissima per la vita. Quindi sono tanti gli aspetti sui quali si deve intervenire, oltre naturalmente al rafforzamento delle pene, ma non è l'unico, non può essere quella la soluzione al problema. La soluzione al problema è un'altra cultura, un'altra società. Noi dobbiamo costruirla, la società, e farla diventare non solo di uomini e donne, ma di persone che si rispettano. Io ti ringrazio molto. C'è una cosa che ti sei soffermata che secondo me è il cuore. Come può allora un Parlamento, un Senato intervenire su un aspetto? Lo chiedo perché se ne sente parlare sempre più spesso, si parla di fraternità, di umanità, di società che deve cambiare a livello proprio comportamentale, di rapporti, quindi comunicazione nuova. Ma cosa può fare? Fattivamente, come può intervenire? Sulla scuola, ma come? Insomma, intanto possiamo dire che sicuramente possiamo fare nei programmi di studio, per esempio, inserire quello che è stato detto qualche anno fa nei presenti di istruzione civica obbligatoria, ricomprendendo all'interno dell'educazione civica ai rapporti umani e sociali, che è un aspetto rilevante, perché la nostra è una società complessa, è una società povera, che si è impoverita, le tensioni aumentano, l'aggressività, come in tutte le fasi animali, in tutte le questioni che riguardano, diciamo, la specie animale, noi apparteniamo, nonostante l'intelletto, alle specie animali, siamo e dovremmo essere in grado di governare la nostra animalità attraverso l'intelletto, ma questo non avviene quando l'intelletto non è abituato ad un governo vero di questa animalità, di questo rude comportamento. Quindi anche l'abituarsi a ragionare in questi termini fin da bambini è importante. Però ripeto, non dimentichiamo che ci sono fattori esterni importantissimi che riguardano la comunicazione, l'informazione. Faccio un esempio pratico. Io sono senatrice, quasi nessuno mi chiama così. Io sono senatore occupato, la presidente della Camera, dove ci sono presidenze femminili, non viene declinato l'articolo, non c'è abitudine, proprio non c'è mentalità. E come dire, ieri ero in televisione e gli altri si chiamavano dottori, onorevole, io ero chiamata signora, va benissimo, non mi offendo, ma voglio dire, avrei voluto, ma non era il momento perché si stava parlando d'altri, non era il caso di fare polemica, evidenziare il fatto che una persona come me, che è
senatrice, che è cavaliere, che ha altri, voglio dire, perché deve diventare soltanto una signora, se è una signora, e invece incredibilmente se fosse maschio come minimo le appiopperebbero un titolo di qualche natura. Allora, anche questa è una significativissima mentalità che purtroppo ha origini lontane e che si perpetua quotidianamente nelle comunicazioni pubbliche. Io la